Sei o non sei, sei o non sei, sei Beppe Marconi. Buonasera. Sì, non sei, sei o non sei, sei in un bel casino. Io no, chi c'è finito dentro? Sì, esatto. Non è al cassonetto, ma questa storia dell'altro, insomma, questa inchiesta che, sulla quale si vociferava da tempo, che sembrava venisse fuori, insomma, da un momento all'altro, un'indagine che era iniziata da molto tempo, adesso ha portato, insomma, a... E non vorrei che fra tutti coloro i quali coinvolti ci rimettano i cittadini, perché qui si parla di revocare il mandato e il contratto a 6, quindi si rischia. No, sei, ricordiamo si che rischia, è la società che gestisce il ciclo dei rifiuti. Si rischia di avere in mezzo alla strada i rifiuti, quindi non vorrei che ci rimettessero i cittadini. Adesso vedo che stanno mettendo, dopo le dimissioni dei personaggi che coprono questi incarichi, in modo tale da dare sempre comunque una continuità, quindi questo è importante, perché il servizio non deve essere sicuramente abbandonato. Se la gara, come si dice, è stata assegnata in modo un po' particolare, sicuramente non è che si possa revocare così sic et simpliciter il contratto a 6. Sicuramente andrà fatto un nuovo bando, andrà indetta una nuova gara e dopodiché temporaneamente sei dovrà continuare il servizio e poi partecipare a sua volta alla gara stessa per riprendere eventualmente e rivincere la gara oppure perderla e affidarla a terzi. Sei dice che ovviamente non è in discussione la continuità del servizio, che si attende con fiducia, come si dice in questi casi, l'esito dell'indagine, anche perché siamo in Italia. Siamo solo nella fase delle indagini, c'è cioè una misura cautelare, però sappiamo bene come funziona la giustizia, che certe cose spesso si sgonfiano, stanno facendo, quindi i processi li facciamo, ecco appunto, quando c'è la politica, i processi vanno fatti intanto nelle aule deputate e aspettando anche tre gradi di giudizio. Poi esatto. È chiaro che ci sono delle società, c'è l'ato che quindi deve svolgere il suo ruolo, però in questi casi c'è sempre anche la politica che un po' approfitta di queste situazioni. Però il quesito perché ovviamente qui parliamo di una da quando il servizio è gestito per la Toscana del Sud, come è accaduto anche in altri settori, le gare diventano più grandi, girano più soldi, perché non è più la gara che riguarda solo una provincia o un comune, ma riguarda tre province, quindi tutta la Toscana del Sud, e quindi è chiaro che con più soldi ci sono in ballo e più c'è il rischio che esatto. Si inseriscano altre dinamiche. Ora il Presidente della Regione addirittura che vuole fare un'auto unica per la Toscana. Già abbiamo lontano i servizi e i centri di interessi con un'auto unica per Arezzo, Siena e Grosseto. Se poi facciamo un'auto unica, ti saluto che ho fretta, per trovare e per poter parlare con i vertici, in questo caso di auto rifiuti, sarà veramente un problema. Io penso che si andava tanto bene quando si andava male, cioè, quando le aziende erano gestite dai comuni. Il problema è questo. Che le aziende del comune d'Arezzo erano tutte sane, andavano tutte bene, mentre le altre no, anzi la maggior parte d'Italia no. Per questo si è accentrato, sicuramente l'obiettivo era anche giusto, diminuire i costi. Poi di fatto cosa è avvenuto? Che non abbiamo diminuito per niente. Quindi è stato un errore dell'amministrazione Fanfani accettare questa cosa o non poteva sottrarsi? Non poteva sottrarsi. Cioè non poteva tenere la sua AISA? Assolutamente no, avrebbe perso il servizio e sarebbe passato direttamente ad altri, perché era obbligato comunque sia, per poter partecipare alla gara, a mettersi insieme ad altre società e costituire un'azienda unica più grossa, perché non avrebbe avuto i titoli e le caratteristiche per poter partecipare a bandi. E quindi era obbligato sia per quanto i rifiuti, guarda ai trasporti, uguale adesso è stato perso nonostante la creazione di ETM, sia per quanto riguarda il gas, non c'è la soluzione alternativa che fare queste aggregazioni. So che parliamo di rifiuti, questo diciamo è il rifiuto e come viene gestito politicamente e quindi anche a livello diciamo di gestione societaria. Intanto però, visto che abbiamo i cassonetti qui vicino a noi che abbiamo scelto della raccolta differenziata, l'ultimo rapporto ecosistema urbano pubblicato dal Sole 24 Ore, sono i dati Legambiente, collocano Arezzo, per quanto riguarda la raccolta differenziata, più o meno sempre allo stesso livello, 35%, e quindi non solo ci sono delle ombre su diciamo la parte gestionale, ma anche il pratico, questa raccolta differenziata non va. Non va per molteplici aspetti,
Prima tutto perché molte volte il cittadino non la fa. Non la fa. E in secondo luogo, secondo me, perché ancora non siamo organizzati così come si deve per poter poi recepire a livello centrale questi rifiuti in modo tale da poterli poi gestire in modo differenziato. Sicuramente qualche problematica ancora c'è. Che ti devo dire? Rimarrà sempre al 35%. Rimarrà sempre. No, no, sicuramente aumenterà questo poi, questo. Questo, almeno ho sentito il sindaco, vorrebbe arrivare al 70. Però, sì, questo l'aveva detto anche l'altra amministrazione. Ci sono i comuni che sono riusciti, quindi non è impossibile, insomma. Ma sa, molte volte mi dovevi come è fatta la quota differenziata. Qui è fatta. A Grosseto, che è uno dei comuni che l'aveva raggiunto per primi, lo faccia con le sfaccio e con le piante il 70. Così tutti i coglioni sono capaci. Lo volevi dire? No, coglioni no, le volevo dire. Non mi veniva. No, rende più l'idea. Rende più l'idea. Tutti i coglioni sono capaci. Diglielo. Tutti i coglioni sono capaci, così è. Invece la raccolta dei comuni, sono i comuni tipo Capanno, che è famoso perché ha raggiunto vette altissime. Ma quanti abitanti ha? Ma che vuol dire? Vabbè, la fanno in un certo modo. Lo so. Devo chiedere quali sono le realtà. Sicuramente anche i comuni qui della provincia più piccoli possono arrivare a percentuali molto più alte. Bisogna vedere le realtà come sono. Una città come Arezzo, abbastanza grande, diventa bisogna difficile. Poi dare più vantaggi a chi la fa, perché se no, se non c'è un ritorno, purtroppo è brutto dirlo, ma più di quello che c'è adesso non succede. Sai, non è facile neanche questo, perché ho visto dei comuni che hanno messo le bilance, messo per poter poi fare degli sconti sulle bollette ai cittadini, poi l'ho visto qui. Non funziona anche perché poi c'è chi le va a buttare in un bravo, altro comune, esatto. Bene, sei o non sei, noi dobbiamo andare. A domani. Speriamo di risolvere il problema alla svelta, che i cittadini d'Arezzo non subiscano problematiche da questo casino che si è creato. Ciao. Ciao.